Salve a tutti, oggi siamo qui alla Procura di Roma perché abbiamo appena depositato un esposto per denunciare lo scandalo della vendita di armi all'Arabia Saudita, armi che recano la firma del Ministero della Difesa italiano. Noi stiamo denunciando questa vergogna e vogliamo che si faccia chiarezza al più presto. Io voglio ricordare che queste persone hanno tutte le mani sporche di sangue, oltre che le mani sporche di sangue hanno anche la bocca piena di bugie, perché il nostro Ministro della Difesa Pinotti continua a raccontare bugie ai cittadini italiani che dovrebbero essere informati di ciò che accade tra il Ministero della Difesa e il Ministero degli Esteri e le autorizzazioni che danno per il commercio delle armi all'estero, armi che vengono commercializzate per poi bombardare non punti sensibili, ma vogliamo ricordare ospedali con dentro civili, bambini e anche addirittura i luoghi di culto e luoghi in cui ci sono funerali, si celebrano funerali. L'Italia è parte attiva nel massacro che sta avvenendo in Yemen. Noi vendiamo queste bombe all'Arabia Saudita che poi le utilizza per bombardare non solo civili yemeniti ma addirittura delle fabbriche italiane, e non abbiamo mai avuto una risposta degna di nota dai vari ministeri interessati. L'esposto riguarda anche i comportamenti del Ministero degli Esteri, quindi del Ministro Gentiloni. Noi pensiamo che uno dei modi per fronteggiare il terrorismo sia smetterla una volta per tutte, appunto, di vendere armi a quei paesi che poi hanno da sempre avuto dei comportamenti piuttosto ambigui rispetto al terrorismo internazionale. Oltretutto non dimentichiamoci che molti flussi migratori vengono anche causati appunto dalle guerre. È nel nostro interesse, oltre che nel rispetto di un principio sacrosanto della Costituzione, evitare appunto che bombe italiane vengano vendute all'estero e utilizzate contro i civili.